Abbiamo visto cavalli. Allora, dunque, quanti cavalli hai in scuderia? Sono Così. a 10. 10 sono? Sì, 10 non è meno. Ma dentro scuderia sono 10? No. Nei box. Sì. 8 box interni e 2 esterni? Sì. Ah, 10. Allora, 20 miglia da piazza, cioè da Porta del Prosollo? Sì, dai, si è portata l'anno scorso, ha fatto tutte le prove che doveva fare, era scritta al protocollo, diciamo, lei si prova a riscrivere, se la vogliono la portiamo, Allora, se non la vogliono vabbè, allora 20 miglia, 20 minuti. poi Poi Cischietta, Sieta, andiamo lo in Finlandia, sappiamo, Cischietta, poi c'è Banco, Bangkok quello? che No. ci prova anche lui, ha fatto le prove di notte l'anno scorso, a luglio. Quindi già segnato, quindi. No, lui non era assegnato, l'abbiamo scritto Ah, dopo. dopo, eh. Dopo così l'hanno ammesso. E quindi se l'hanno messo, diciamo, Boh, gli piace la struttura. vediamo. Sì, gli piace, però hanno detto che era da rivedere. Poi abbiamo Lady Spina, che la conosciamo tutti. Poi c'è che ha fatto solo le prove di notte, per sfortuna. E poi fa tutto il circuito del protocollo. Poi abbiamo Tale Quale, che ha fatto il palio nel limpio, che conosciamo tutti. E poi abbiamo Rio Manios, che ha fatto la tratta e le prove di notte, che un po' si è visto anche l'anno scorso, un po' chiacchierato. E poi abbiamo Zaser Bello, che è un cavallo di 4 anni, Quel fratello di cosa? il Saurino, che è fratello pieno di Schietta. Quello è un bel cavaliere. Quello quest'anno, ora vediamo, l'anno scorso ho fatto solo 2 corse all'ippodromo, ma il cavallo ancora non era formato, non era così, e poi l'ho sciolto e l'ho messo in un Questo c'ha cambio. l'anno di transizione, insomma. Sì, dai, questo è l'anno che proviamo, riproviamo a fare qualche altra corsettina alle regolari e poi lo buttiamo un po' in provincia. Quello mi garba, quello mi garba Dai, non è molto. male. Poi La struttura mi garba. E poi di noi. abbiamo Valerossi. Ah, Valerossi, sì. Sì, dai, Valerossi, che poi adesso quest'anno farà un po' di regolari e poi si butterà un po' in provincia. Se i Regolari. proprietari lo vogliono anche scrivere al protocollo, noi ce lo portiamo. Se gli piace, bene, se non gli piace, si riporta a E poi casa. noi abbiamo Poi visto ci qui il abbiamo, macino. sì, ci abbiamo quelle 2 nuove, che è una zeniata, quella farà, la porto sempre al protocollo. E Vabbè, poi, quelli sono ma cavalli, quella è tutta inesperta, quelli sono allora cavalli se ne fare. parla 2020 comodo, Sì, eh. 2020, Sì, aspetta. anche Quella vediamo 21. allora. Bravo, vediamo. Poi se va bene, benissimo. Quelli Se sono va di famiglia male, Arboni, sicché si fa uguale. come ci pare. Cosa? Sono di famiglia Arboni. Sì, quella di mio zio me l'ha data per provarci. Lui è contento, io uguale. E niente, poi abbiamo quella di Rio, che è la sorella di Rio, che va in 3 anni. Benissimo. Ascolta, invece te, che stanno tre palli, lo scorso tre palli, ora che c'è in ballo di certo quest'anno? Di certo, come ogni anno, non c'è mai niente. Vabbè, quello Noi c'è. sì. Di certo nella vita c'è solo la morte, però. bravo, però niente, noi si lavora come si è fatto sempre, c'ho anche questi 2 ragazzi, mi danno una grande mano. Niente, continuiamo, andiamo alle corse per far bene, pronti, e poi quello che viene, viene. Poi aspetteremo. Questo è l'inverno in carrozza, dai. Bravo, sì, dai. E niente, tranquilli. E si lavora. Vabbè, non ti inviti neanche in giro. Capito? Vabbè, allora niente, parli fuori a Ferrara, forse? Ma dai, boh, non lo so, adesso parli fuori, vediamo. Un po'. Fucecchio si è squalificato Fucci che sempre. sono sempre Perché squalificato. sei birbo, dai, No, non forza. sono bimbo, sono stati birbi loro per darmi tutti gli anni. No, dai, sto scherzando. Niente, palli fuori ci abbiamo poco. Anche l'anno scorso non ho fatto neanche un palio, però sono contento uguale perché ho fatto 3 pali a Siena E quello e quello sono tanto contento, devo dire la verità. Devo ringraziare a tutti e devo ringraziare Siena. E niente, una vediamo. riga sull'anno scorso, com'è andata nel 2018? Una linea, Sì, cioè, dai, una la linea linea, si tira quando si fa conti, no? certo, una linea che è partita da basso e è andata in su.
Invece fa pari e fa conto, l'ha messa proprio come linea di crescita, insomma. Sì, siamo cresciuti, ogni palio che ho fatto siamo cresciuti. È come i cavalli, Com'è più stato? corrono e più vanno bene. Senti, Poi se non vanno bene vuol dire che non sono da corsa. il palio, cioè, ti beccavo una punizione, secondo me, ingiustissima, senza motivo di esistere, perché non hai fatto nulla per pesarti l'ammunizione, come secondo me lo tiro, ho detto, no, l'ammunizione a Mari non esiste. Io sono polemico, sono brutto, Dio me ne pensa, ma lo direi chiunque contrada e qualunque, perché il mio pensiero è questo. Grazie per causa della munizione. Ora si è fatto un bel pane nella lupa, tranquillo, un bel pane alla civetta, come stavo fatto vedere io, la lucidità bellissima di tutti i fantini ad arrivare a San Martino, era bellissima quel Sì. filmato lì. E poi si vede che controlli la rivale mentre spingi, quello è un sinonimo proprio di lucidità, e dovrebbero guardarlo il filmato che parla dei fantini, perché dovrebbe vedere lì, da quel filmato si vede la lucidità che avete. E ho fatto un commento a tutti e ve li rifaccio perché siete stati bravissimi, tutti indistintamente. E poi in agosto c'è stato questa felicità, no? Sì, dai. Nella torre d'ottobre poi. Sì, Com'è dai. stata? Dai. All'inizio, no, dopo il palio è stato bellissimo e tutto, perché anche la gente era contenta, non contenta di più. Anch'io ero contento, giustamente, perché ho visto che avevo accontentato un popolo e quella è una soddisfazione grandissima per un fantino. E per me è come vincere il palio. Lì io come quasi che ho vinto il palio. Senti, quando hai visto l'ocari di corsa, hai fatto un sospiro di sollievo o ti ha più preoccupato? Sai, di rincorsa, no, di sollievo no, perché era sempre, perché sai, ho pensato, c'era Giuseppe, sempre un ottimo fantino, poi ad agosto aveva vinto anche di rincorsa. Lui era molto motivato perché l'ho visto subito per far bene, giustamente. Io mi sono subito concentrato a vedere dove passava e dove non passava, perché l'unico modo era da fermarlo, ostacolare l'avversaria. C'avevo pochi metri dalla mossa a San Martino, che poi se se ne andava, lui giustamente c'aveva il cavallo superiore del mio. Se mi passava davanti, il mio palio era finito, non ce la faceva a riprenderlo, capito? E allora vabbè, l'ho rallentato lì con quelle 3-4 nerbate, e poi mi ha passato. E poi ho preso la traiettoria interna perché lui era davanti, sono andato più basso, e poi ho alzato la gamba. Se Può non la battere. chiappo, se non batto, È perché. perché la gente non la so se l'ha visto, che te quando nervi ti scarta il cavallo, ti fa perdere il brivio praticamente quando ti scarta, che si No, io vede nerbo, quando entra San Martino, prima di entrare San Martino, la cavalla, giustamente poverina, la cavalla faceva la traiettoria bassa, la cavalla non esperta, la cavalla tende giustamente a girare un po' prima, ma perché non è esperta, perché è il primo palio e tutto. Allora io non perdo l'equilibrio, gli do una frustata e poi cerco di alzare il cavallo per non buttarsi. Poi ho visto, tanto in quei momenti, e sono frazioni di secondi, non ce la fai più, vedi, non ce la fai, allora devi prendere una decisione. Mi sono attaccato alla criniera e ho alzato la gamba per non farmi male io. E Sì, poi in quel momento si è volato via. sono volato via, non ho fatto altro. Vabbè, c'è qualcuno che vuole ringraziare? No, O vuoi ringrazia. dedicare questi pali, questa annata? Diciamo No, così. è l'unico che deve ringraziare, voglio ringraziare la mia fidanzata, mi sta sempre dietro e sono Lei, contentissimo. ora sono E anche lì. c'è una grande mano, Eh sì, perché mi dà una grande mano in tutto. questi ragazzi sono veramente Capito? fantastici. E basta.
È per questo le interviste le sto intervistando, voglio intervistare, perché secondo me se lo meritano. E certo. Bene, grazie, in bocca al lupo per quest'anno. Grazie.